Covid-19 resta alta l'attenzione sui Rom. Nuovo bollettino oggi sui contagiati a Campobasso. Polemiche e rimbalzi di responsabilità sui nuovi casi. Test sierologici, lo screening di Villa Maria, la clinica di Campobasso, presentati i risultati della ricerca epidemiologica che ha coinvolto tutti i dipendenti e i collaboratori della struttura, test estesi anche ai cittadini. Rischio di chiusura per il reparto di pediatria all'ospedale di Termoli, servono rinforzi entro 2 settimane, pena lo stop. Montata la tenda sperimentale per gli ambulatori e il Papa saluta i fedeli termolesi per la ricorrenza di San Timoteo. Orientamento online all'Università del Molise, parte all'Unimol l'Open Week, la settimana dedicata all'offerta formativa per gli studenti. Da luglio potrebbero tornare gli esami in presenza, ha detto il rettore Luca Brunese. Calcio a 5, le società chiedono lo stop in tutte le categorie, i club sollecitano la chiusura della stagione e un sostegno economico. Il 18 maggio la data spartiacque. Buon pomeriggio e buon inizio di settimana a tutti voi in diretta dallo studio del telegiornale, l'edizione delle 14. Ci colleghiamo in apertura con il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano, per il quadro consueto della giornata. Buongiorno direttore, quali sono innanzitutto le novità di oggi, sempre che siano... Sì, mi stanno arrivando in diretta. Eccole qua. Allora, le leggo insieme a voi perché mi sono giunte proprio in questo momento. Allora, attualmente abbiamo 229 casi positivi. Quindi vuol dire che nei tamponi che abbiamo processato, siamo arrivati a 9.247, abbiamo purtroppo altri 12 positivi appartenenti alla comunità Rom. I guariti, abbiamo 4 guariti, di Petacciato uno, l'altro è di, gli altri 2 sono di Termoli e un altro è di Larino. Di Larino. Ve li ho letti proprio in diretta. Abbiamo visto e apprezzato. E tra l'altro, se puoi ripetere quanti sono i Rom, perché non è arrivato bene l'audio. 12. Ah, 12. Ok, quindi 72. Quindi siamo a 72. Giusto, siamo a 72. Questo conteggio. A proposito, in malattie infettive ci sono adesso 11 persone, in terapia intensiva 0. Quindi sono aumentati anche un po' i ricoveri in malattie infettive. Ok, questa situazione dei Rom che ha provocato, insomma, avrà seguito questo grande trambusto in città, ci pare di poter dire che sia comunque circoscritta alla loro comunità? Ci sono, sono arrivati i risultati sui tamponi, ad esempio, che sono stati effettuati sui condomini? Sì, abbiamo fatto anche i contatti e difatti io ho avuto i tamponi in 2 tranche stamattina. La prima tranche era relativa ai tamponi effettuati sui contatti, quindi sui condomini, e sono tutti negativi, fortunatamente. Quindi adesso mi è arrivato il quadro completo dove abbiamo riscontrato queste altre 12 positività, però sono tutti appartenenti alla comunità Rom. Okay. La cosa che volevo segnalare però è che il tutto rimane circoscritto se i comportamenti sono corretti, e questa è fonte di preoccupazione ovviamente, ma non perché non abbiamo fiducia nei comportamenti, anzi mi permetto solo di dirlo proprio perché voglio invitare ancora una volta alla comunità Rom appunto ad essere solidale con tutti e quindi ad avere un comportamento che eviti un'ulteriore diffusione del contagio. Purtroppo è capitato quello che è capitato e dobbiamo essere forti nel reagire e nel monitorare la situazione. Direttore, 2 domande rapidissime. Sappiamo naturalmente che lei ha necessità anche di fare altri collegamenti. La prima è quella appunto di questa questione legata al contagio dei Rom, se ci sono, insomma, se la situazione secondo lei è destinata a circoscriversi oppure se esiste il rischio che questa situazione possa intaccare quel famoso numero R0. Allora, i parametri ministeriali sono più di uno, il famoso R0, che per la verità rispetto al dato del 1° maggio che era 0,84,
L'8 maggio era sceso a 0,42, ponendo il Molise in un'ottima situazione. Ma i parametri che monitora il Ministero non sono solo quelli dell'R0, ma sono anche quello dell'emersione di nuovi cluster. Noi siamo in attesa di quelle che poi saranno le direttive ministeriali sul monitoraggio. Credo che tutti quanti abbiate visto anche le dichiarazioni del ministro Boccia. Quindi dobbiamo comprendere bene quale sarà l'incidenza di questo nuovo cluster che ci troviamo ad affrontare in relazione al fenomeno complessivo. È da dire però che la situazione del Molise, a parte questo cluster che adesso è esploso, è molto positiva perché non abbiamo nessun ricoverato in terapia intensiva e abbiamo un buon numero di pazienti guariti, attualmente sono 111, quindi voglio dire, la situazione era molto positiva. Ora dobbiamo vedere l'incidenza di questo cluster come modificherà un attimo la situazione. È anche vero, per dirla sul parametro R con 0, che è molto importante la tempestività con la quale abbiamo fatto i tamponi e con la quale stiamo facendo i tamponi, perché il Ministero valuta anche il tempo che passa tra l'insorgenza dei sintomi e la certificazione della malattia. Ed è questo uno dei motivi per il quale, come ho già detto ieri, abbiamo ormai processato quasi 1.150 Moltissimi tamponi. tamponi. Oh, senta, poi a proposito di questa faccenda di cui parleremo tra l'altro anche all'interno del telegiornale, e su questo ci salutiamo, questa situazione che prevede il test sierologico per chi volesse, non prevede, chi volesse rientrare in regione con l'esito del test sierologico, così come aveva lei detto a Telemolise e come prevede l'ordinanza Toma. Può farlo perché tante persone ci hanno segnalato che contattano i numeri telefonici No, dedicati, ma non ottengono io ho le dichiarato risposte che una si cosa aspettano. ben precisa. Noi avevamo avuto una prima segnalazione di 430 su di 500 rientrati, che poi dall'analisi delle segnalazioni si erano ridotti a 430, e avevamo detto che avremmo svolto dei test sierologici su questi 430. Questi test sierologici però ci servono per capire l'incidenza del fenomeno, perché l'attestazione dell'essere esente dall'infezione la dà solo il tampone. Quindi, per chiarirci meglio, non è che le persone che fanno il test sierologico poi hanno una patente per poter non rispettare i termini di quarantena. Questo lo voglio chiarire bene. Quindi il test sierologico ci serve per fare uno screening e per capire qual è l'incidenza di questo ulteriore fenomeno, che è il rientro dei cittadini da fuori regione, che incidenza può avere nel nostro quadro epidemiologico. Perfetto, grazie direttore, grazie anche dell'aggiornamento in diretta che ci ha fornito. Ci sentiamo nelle prossime edizioni. Intanto noi andiamo avanti con il telegiornale, vediamo i risultati dello screening, come dicevamo poco fa, epidemiologico della clinica Villa Maria di Campobasso, che ha effettuato i cosiddetti test rapidi a tappeto su tutti i suoi dipendenti e collaboratori, test che sono stati poi estesi anche all'utenza esterna. Ce ne parla in questo servizio Enzo Luongo. La strategia di contenimento del coronavirus passa, oltre che attraverso il distanziamento sociale, l'uso di mascherine e guanti, l'isolamento delle persone infette, anche attraverso l'attivazione di screening mirati. È quello che hanno fatto con successo alla clinica Villa Maria di Campobasso, dove il responsabile del reparto di medicina, Carlo Pedicino, ha presentato i risultati di uno screening epidemiologico effettuato nel mese di aprile a Tappeto, mediante test rapidi su tutti i dipendenti e i collaboratori della struttura. E questo test ha dato positività su circa 70 operatori testati, per l'esattezza 68, abbiamo evidenziato 7 positivi, di cui 5 successivi sono risultati positivi anche all'RT-PCR, cosiddetto tampone orofaringeo. Questo ha assunto a nostro giudizio, è stato uno screening di particolare importanza per la sicurezza degli operatori, ma soprattutto dei nostri ospiti,
dei nostri pazienti, molto spesso pazienti anziani e quindi soggetti fragili. I test sono stati poi allargati anche all'utenza esterna di Villa Maria. Ad oggi sono 319 quelli effettuati, il 9% con risultati positivi. Questa è una metodologia che consente di individuare sieropositivi asintomatici, quindi pazienti con infezione Covid asintomatici, e quindi isolarli come abbiamo fatto noi. Il cluster l'abbiamo evidenziato nel personale amministrativo, fortunatamente non nel personale sanitario, e quindi abbiamo evitato che questa malattia potesse diffondersi nell'interno del reparto. È un test di piccolo costo, di rapida diffusione e di rapida sul territorio, e nello stesso tempo apportando alcune piccole correzioni, ad esempio anziché fare con la goccia di sangue utilizzando il siero e il plasma, si riducono anche quei margini di errore. Abbiamo sentito dunque dei 12 contagiati in più proprio in diretta dal direttore Florenzano, e per questo il sindaco Gravina ha intanto sollecitato la prefettura a convocare d'urgenza il Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica e chiesto a Toma di invitarlo a partecipare all'unità di crisi che è in programma oggi. Il presidente della regione si è riservato di decidere. Intanto i consiglieri del centrodestra Maria Domenica D'Alessandro, Alessandro Pascale e Alberto Tramontano hanno inoltrato una richiesta di accesso agli atti per sapere le attività di controllo svolte dalla Polizia Municipale il 30 aprile, il giorno in cui ci sono stati i maggiori contatti tra i Rom. Gli esponenti dell'opposizione hanno chiesto anche di sapere quali sono state le eventuali segnalazioni arrivate quel giorno al Comune di Campobasso e se ci sono state violazioni e se queste sono state sanzionate da parte della Polizia Municipale. E a Campobasso tiene sempre banco la questione legata al contagio dei Rom. Secondo l'opposizione le responsabilità sono chiare. Gravina è stato sollecitato ad assumere decisioni concordandole anche con la minoranza. Sentiamo la posizione di Carla Casolino, Fasolino, consigliera dei Popolari per Campobasso. Pensavamo di aver passato questo brutto periodo rimanendo comunque quasi illesi da questa pandemia, invece questo episodio ha buttato tutti quanti nello sconforto. E gli atteggiamenti che sono stati presi dall'amministrazione comunale e dal sindaco non mi trovano d'accordo, perché era una posizione che doveva mantenere di fermezza rispetto alle regole che erano state comunque dettate anche dal decreto nazionale. Tutti quanti i cittadini di Campobasso sono stati ligi, hanno rispettato queste regole ed erano anche ben disposti all'idea che il 18 magari si poteva tornare a una pseudo normalità. Ci sono commercianti che hanno investito tanti soldi e che stavano spendendo soldi per sanificare, per tornare magari a riaprire le loro attività, e questa notizia ha portato tutti nello sconforto. Probabilmente il primo cittadino, quando ha fatto le sue dichiarazioni, invece di cercare delle scuse, dire tante cose per lo più non vere, perché comunque comprovate da video, da foto, da testimoni che possono comunque dire che le persone che hanno partecipato a questo rito erano numerose, tante macchine e tante persone che hanno sostato davanti al cimitero di Campobasso, hanno fatto sì che comunque tutti i nostri sacrifici svanissero. Questo purtroppo è un atteggiamento che non possiamo ignorare e dobbiamo necessariamente prendere una posizione. Quindi crediamo che nelle dovute sedi ci debbano stare delle risposte.
Sul caso dei Rom contagiati parla di teatro dell'assurdo il consigliere regionale del Partito Democratico Vittorino Facciolla, secondo il quale il tema vero è che bisogna separare gli ospedali Covid da quelli no Covid e che l'unico modo per monitorare e prevenire i contagi è quello di fare tamponi a tappeto. Servono adesso più che mai, ha dichiarato Facciolla, meno arroganza e più umiltà, entrambe necessarie a tirare fuori i molisani da questo pasticcio, ma evidentemente a questo punto, ha concluso Facciolla, è il caso che intervenga il governo nazionale, cosa che il Partito Democratico chiederà di fare. Apriamo una pagina dedicata alla sanità, torneremo sulla questione Rom tra poco e parliamo del rischio di chiusura del reparto pediatria del San Timoteo se entro 2 settimane non arriveranno rinforzi, lo sostiene il presidente del comitato, ce ne parla Manuela Iorio. Tempo 2 settimane la pediatria del San Timoteo potrebbe chiudere. Dei 4 medici in servizio, infatti, 1 lascia a giorni il reparto perché si trasferisce a Parma. Dei 3 rimanenti c'è una dottoressa che avrebbe già mandato un preannuncio di licenziamento all'ASRM, non riuscendo a far fronte ai turni estenuanti. Insomma, resterebbero 2 pediatri. Con questo numero impossibile tenere aperto e organizzare un reparto e il rischio di chiusura è ormai vicino se non si corre subito ai ripari. Se poi di conseguenza non potrà essere garantita l'assistenza al parto, a cascata chiuderà anche il punto nascita, proprio in questo momento che la carenza dei ginecologi non è più un problema, con un medico arrivato il 1° maggio e un altro che prende servizio il 1° giugno, facendo salire a 7 su 8 previsti il numero dei ginecologi del punto nascita. Insomma, sarebbe proprio una beffa dopo le manifestazioni di protesta della popolazione e le battaglie per la sopravvivenza, comprese quelle giudiziarie. Nel giro di pochi giorni 2 reparti del San Timoteo, pediatria e punto nascita, potrebbero chiudere. La situazione va affrontata con estrema urgenza dall'ASREM. Il rischio di lasciare il Basso Molise senza punto nascita è altissimo. Del momento drammatico ne parla anche il presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice, che in un video intervento lancia l'allarme. Sembrerebbe che ci possa essere una mancanza di pediatri. Questo che cosa comporterebbe? Comporterebbe eventualmente una possibile cessazione, chiusura del reparto di pediatria, che di per sé si trascina automaticamente anche il reparto ostetrici, perché non può esistere un reparto ostetrici se non c'è un reparto di pediatria. Ed ecco quindi l'appello che noi rivolgiamo all'ASREM di provvedere con urgenza anche verso questa problematica. Nello stesso intervento Felice si rivolge all'ASREM per non sprecare l'occasione di potenziare la sanità molisana, invitandola a rivalutare la proposta del commissario Giustini di convertire il Vietri di Larino in ospedale Covid, realizzando anche un centro specifico per malattie infettive a carattere interregionale. Felice chiede anche di potenziare il laboratorio analisi di Termoli per processare i tamponi, iniziativa su cui l'ASREM già si sta organizzando. È sempre oggi in via sperimentale a Termoli è stata allestita una tenda che filtra gli ingressi agli ambulatori. Viene controllata la temperatura, fornito il gel per la sanificazione. La struttura è in via del Molinello. Una settimana di prova in vista della riapertura in programma il 18 maggio. Sentiamo ancora Manuela Iorio. Prove di riapertura al poliambulatorio di Termoli, dove da questa mattina è stata allestita in via sperimentale una tenda filtro, messa a disposizione gratuitamente dall'associazione Cives, dove un infermiere del distretto, uno volontario della Cives e un altro della Valtrigno regolano l'entrata alla struttura di via del Molinello, dove in questo periodo di emergenza Covid è stato spostato il punto prelievo e il ritiro referti. È attivo inoltre il CERT, il centro di prenotazione. All'ingresso agli utenti, ma anche ai dipendenti, viene rilevata la temperatura e viene fornito un gel per la sanificazione delle mani. In caso di necessità c'è a disposizione un saturimetro per la misurazione dell'ossigeno nel sangue, con relativa intervista nell'area della tenda in caso di temperatura oltre 37,5 gradi. C'è un percorso per entrare e un percorso per uscire che gli utenti fanno ancora un po' di fatica a seguire, ma con un po' di pazienza e soprattutto senza avere fretta ci si può abituare. Una settimana di rodaggio dunque in vista
della riapertura alle visite ambulatoriali della struttura di Via del Molinello, che fa parte del distretto sanitario di Termoli, guidato dal dottor Giovanni Giorgetta. In questi giorni la tenda filtro sarà operativa dalle 7.30 alle 14. Dal 18 maggio farà orario continuato dalle 7.30 alle 18.30. Restiamo in qualche modo a Termoli per parlare della sorpresa con cui i fedeli hanno ascoltato le parole del Papa, di Papa Francesco, che in occasione della festa di San Timoteo, in apertura della messa celebrata come sempre a Santa Marta, ha salutato i termolesi e rivolto una preghiera alle persone che hanno perso il lavoro. Sentiamo le parole di Papa Francesco. Ci uniamo ai fedeli di Termoli nella festa di rimensione del corpo di San Timoteo oggi. In questi giorni tanta gente ha perso il lavoro, non sono stati riassunti, lavoravano in nero. Preghiamo per questi fratelli e sorelle nostri che soffrono questa mancanza di lavoro. È risorto il buon pastore che ha dato la vita per le sue pecorelle e per il suo gregge. È andato incontro alla morte. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Allora, dopo le parole del Papa, naturalmente c'è stata grande commozione a Termoli. Noi però cambiamo argomento e parliamo dell'Università degli Studi del Molise, che è da sempre a fianco dei propri studenti anche in questo periodo di emergenza, prima con lo smart working e ora con la graduale ripresa delle attività all'interno dell'Ateneo, dove comunque il protocollo di sicurezza resta molto rigido. Oggi comincia la settimana dell'orientamento online. Anna Maria Di Matteo ne ha parlato con il rettore Luca Brunese. Molti dipendenti in questi giorni stanno tornando nei propri uffici in pieno lockdown. Tutte le attività sono andate avanti senza interruzioni, smart working, mantenendo così sempre aperto il rapporto con gli studenti. All'ingresso e all'interno delle strutture il rispetto rigidissimo dei protocolli sulla sicurezza. Corridoi vuoti senza gli studenti che normalmente affollano le aule. L'Università del Molise si presenta così oggi in piena fase 2. Sono stati mesi difficili per il mondo accademico, ma è ora il momento di reagire e pensare ad una graduale ripresa in sicurezza di tutte le attività. Il rettore dell'Ateneo Molisano, Luca Brunese, è fiducioso. Diciamo che è stata una vera e propria situazione di emergenza per tutte le università e ovviamente anche per la nostra. Secondo me Unimol si è organizzata molto bene, la didattica online ha funzionato, gli studenti sono riusciti a completare tutti i corsi finora, completeremo naturalmente il semestre fino alla fine di maggio, inizio di giugno con questa modalità, siamo riusciti a far svolgere tutti gli esami agli studenti e anche le sedute di laurea, quindi nell'emergenza diciamo quello che abbiamo messo in piedi ha funzionato. Quello che è stato un obbligo legato all'emergenza del Covid di pensare a qualcosa di diverso alla fine si è rivelata un'opportunità. Io sono convinto che quello che abbiamo organizzato per l'orientamento quest'anno, che non è più un open day come sarebbe stato normalmente, ma si è trasformato in un open week con le trasmissioni sul nostro canale di YouTube di tutte le presentazioni dei corsi di studi, secondo me è venuto un programma molto interessante. Lo cominciamo oggi, a mezzogiorno ci sarà un evento live nel quale io presenterò quelle che sono le caratteristiche del nostro Ateneo. Poi c'è un programma molto articolato e ci sarà un altro evento live nel pomeriggio di giovedì nel quale risponderemo a tutte le domande che le famiglie, gli studenti, i docenti vorranno farci. Ecco, le prospettive per il prossimo autunno, pensiamo anche agli esami, insomma, come vi state organizzando? Io ho speranza che già nel mese di luglio, quindi verso la fine della fase 2, potremo cominciare a far sostenere agli studenti gli esami in presenza. E per chi potrà naturalmente raggiungere le sedi, con i docenti che potranno raggiungere le sedi, altrimenti faremo una procedura mista, in parte in presenza e in parte a distanza.
ma ci stiamo preparando molto bene per ottobre. Noi pensiamo di essere uno dei pochi atenei che avrà la possibilità di far svolgere in presenza, in sicurezza, tutta la parte didattica. Quindi per chi è in Molise sarà una grande opportunità. Noi stiamo costruendo aule nuove, col distanziamento, con la sicurezza, il ricambio dell'aria fatto come il Ministero ci sta dicendo di farlo, per una nuova grande opportunità. Vede, questa scelta delle aule di sicurezza oggi è un'emergenza, ma io sono convinto che queste prerogative della distanza, della sicurezza, dell'aria rimarranno anche nel futuro. Quindi questo grande investimento che noi stiamo oggi facendo è in realtà un investimento proiettato non soltanto alla fase 3, ma al futuro della nostra università. Torniamo alla pagina del contagio dei Rom a Campobasso, perché da Santino Spinelli, primo Rom ad essere nominato commendatore della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella, arriva un messaggio rivolto a tutta la comunità nomade di Campobasso alla luce degli ultimi eventi legati all'emergenza. Il video, nella loro lingua originale, è stato ovviamente sottotitolato. Sentiamo. La ciò di pesce che sa sarei, a siamo Santina, bucciavo tru ginnarini di Lanciano, ma che manca bucciavo che va video, che sale romure di Cambuage, la banca per sa sarei che va avere Roma. Sti badinini, per so che a giallo per sa puttema, ni barona sfilipè. Sti badinini li purè, sti badinini li barè, e sti badinini li ciavurè. Si scene durare e che tu vari e che mi dite due domeniche vaste, barfurate andrei e che di ves. Quando già ne abbriccio domeniche guante da le mascherine, c'è ne durare e mi si scene supprene lì a tre, da panca con la businega ma dene ne vaste. Con la businega andrei domenico qua bene con che, a dene ne vaste, da un mur di vele e sti di che ti tu prego. Tutti grazie. A si riperite di Nacchele, mi dice, vado nel barbuto. C'è una manca la c'è, tanto il cance vale. Ciao, ciao. Anche la comunità Rom di Isernia ha reagito con indignità e sconcerto, soprattutto per gli atteggiamenti razzistici che in qualche modo si sono riversati su di loro per quello che è accaduto a Campobasso, soprattutto sui social. Parla Cetti Sarachella, storica rappresentante di Isernia, che afferma tra l'altro che nessuno della loro comunità ha partecipato ai riti funebri che si sono svolti invece a Campobasso. L'ha intervistata Enzo Di Gaetano. La comunità Rom di Isernia, con più comunicati, più prese di posizione, più post su Facebook, ha chiarito: noi siamo corretti, ci siamo comportati bene, oltretutto non abbiamo avuto contatti con la comunità Rom di Campobasso in occasione del funerale del 30 aprile. Abbiamo con noi un esponente della comunità Rom molto conosciuta per la sua veste da stilista, lei è una nota stilista che produce abiti di firmati, Sara Cetti. Allora Sara Cetti, che cos'è che non vi è andato giù? Sicuramente non è stato chiaro il fatto che hanno riportato diversi giornalisti, diversi comunicati stampa nel quando accusa una comunità intera, e questo non è giusto, perché noi i Sernini abbiamo comunque rispettato le regole vigenti e quindi le abbiamo fatto in maniera come tante altre persone. Proprio per questo motivo, e quindi a tal riguardo, spiego che anche la zona alle Piane non è stata chiusa per quanto riguarda la comunità Rom di Isernia, ma bensì per una disposizione del sindaco di tutti i cittadini, quindi non riguardante solo la comunità Rom di Isernia. E in questo caso aggiungo anche che comunque sia, noi non abbiamo comunque partecipato a nessuna funzione svolta a Campobasso riguardando la situazione del virus. Ovviamente su questa situazione c'è anche comunque
da dire che ogni persona si debba prendere le proprie responsabilità, ma di conseguenza non possiamo prenderla tutti, anche perché noi abbiamo rispettato le regole vigenti. Ma quello che contesta la comunità rom di Isernia è soprattutto l'atteggiamento verso di loro, un atteggiamento quasi razzista da parte sia dei campopassani che degli isernini. Insomma, c'è un po' di diffidenza e questo viene contestato duramente dalla comunità di Isernia. A noi purtroppo non siamo gli untori di tutta questa grave situazione che sta succedendo, anche perché il virus, come abbiamo saputo tutti, questo virus comunque è partito già da tempo fa e quindi di conseguenza adesso purtroppo ci sono questi contagi anche nel Molise. Proprio per questo motivo, anche per quanto riguarda la situazione dei Rom, è vero che bisogna prendere tutte le precauzioni quindi necessarie per questa situazione, ma è anche vero che nel momento in cui che si fanno i tamponi devono essere le persone segnalate che hanno comunque partecipato a questa situazione del funerale. Quindi anche di conseguenza un domani, se si dovessero fare appunto dei tamponi, noi Rom di Isernia chiediamo che i tamponi vengano fatti a tutti i cittadini di Isernia, perché noi ci riteniamo cittadini di Isernia. E restiamo a Isernia per parlare però della situazione dell'amministrazione comunale, dove 15 consiglieri sollecitano il sindaco D'Apollonio per iniziative legate all'economia cittadina. Sentiamo ancora Enzo Di Gaetano. Ben 15 consiglieri comunali di Isernia che hanno scritto una lettera aperta al sindaco. Non ci sono consigli comunali, quindi il sistema della lettera aperta è sembrato quello più opportuno in un momento come questo. Una lettera aperta in cui chiedono, soprattutto accusano l'amministrazione comunale di aver fatto poco o niente in una situazione di emergenza come quella del Covid-19, ma soprattutto chiedono di fare subito altre cose. Siamo con Gianni Fantozzi, l'esponente di punta del gruppo dei Popolari. Quindi Fantozzi, perché questa lettera, perché vi è sembrata opportuna in questo momento? Di solito in questi frangenti il sindaco non può andare da solo o con l'aiuto della questa giunta che è del tutto, secondo noi, del tutto inadeguata a risolvere i problemi di questa città. Avrebbe dovuto sicuramente coinvolgere tutto il Consiglio Comunale, perché dal Consiglio Comunale potevano venire fuori delle idee, dei suggerimenti di cui lui poteva poi trovare, fare la sintesi e trovare la soluzione migliore da poter fare per andare incontro alle esigenze che purtroppo esistono. Quindi ci siamo riuniti e abbiamo ritenuto opportuno fare questa nota da inviare al sindaco in maniera molto elegante, molto semplice, dei suggerimenti. I suggerimenti sono quelli che servono per dare una mano al commercio che è asfittico. Già era asfittico prima, ma dopo questa batosta che abbiamo avuto i commercianti stanno proprio allo stremo. Sicuramente dopo passato questo momento parecchie attività commerciali non riapriranno, perché non hanno la possibilità di riaprire. Il fatto di bloccare, di rinviare il pagamento di determinati tributi comunali a 3 mesi, a 4 mesi, a 5 mesi oppure all'anno nuovo non risolve il problema, perché i commercianti, se non aprono le attività, se non lavorano, se non incassano, quindi rinviare non serve, bisogna annullare i tributi locali nel limite del possibile, fare in modo che non vengano pagate le imposte, i balzelli che il comune mette, per dare la possibilità a questo commercio asfittico e dare la possibilità ai commercianti di poter riprendere in qualche modo l'attività. Ci siamo riferiti sia alle insegne luminose, sia alla Tari. Di grazia, se i commercianti sono 3 mesi che stanno chiusi, non si sa ancora quanto potranno, come non producono spazzatura, quindi una riduzione, non riduzione, una riduzione del 30-40% sull'imposta della Tari a tutti i livelli è una cosa che potrebbe essere fatta e non si fa. No? Non capisco perché, evidentemente aspetta che sia qualcuno dall'alto che gli dica di fare, perché fino adesso il nostro sindaco non ha fatto nient'altro che ordinaria amministrazione, cioè ripropone ciò che gli viene detto o da Toma o dal governo centrale. Ma in queste situazioni di emergenza il sindaco ha il dovere di fare provvedimenti eccezionali, e di eccezionali fino adesso il nostro sindaco non ha fatto nulla.
E ora spazio alla consueta rubrica delle parole in medicina. In questa puntata Italo Marinelli, dirigente pediatra, ci parlerà dell'evento nascita durante la pandemia. Anche durante la pandemia, per fortuna, si continua a nascere. E vi confesso che c'è un po' di emozione in più nell'assistere un bambino, un neonato in questo periodo. Ci sono delle madri Covid positive. Cosa fare in questi casi? Beh, naturalmente il parto avverrà in ambienti isolati con tutte le precauzioni per evitare il contagio degli operatori. Il bambino non sarà infettato dalla madre, non è riferita la possibilità di infezione materno-fetale e quindi potrà essere immediatamente lasciato con la madre, come si fa per tutti gli altri bambini. Non c'è una preferenza per il parto cesareo per lo stesso motivo, può nascere tranquillamente per via naturale. Se la madre è in buone condizioni cliniche, anche se Covid positiva, potrà allattare, naturalmente mettendo la mascherina, il bambino. Se invece ha febbre o è versa in condizioni di cliniche difficili, beh, allora in questo caso il bambino sarà isolato e si potrà o tirare il latte o dare latte artificiale. Sia le madri Covid positive che quelle negative in questo periodo dopo il parto purtroppo restano sole, perché non sono ammessi visitatori in ospedale. È un momento difficile, un momento di isolamento, un momento che era di festa, e noi operatori dobbiamo essere il più possibile vicini a queste persone, anche perché una nascita in questi giorni ha un valore aggiuntivo, è un messaggio di speranza, di fiducia nel futuro e ci consente di guardare avanti con ottimismo. Bene, e con questo è tutto, ci fermiamo, termina qui l'edizione delle 14 del telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito dalla redazione, buon pomeriggio.